Uomo gatto, sei pronto? Ciao, io sono Billy Foster e questo è Storie. Vi ricordo, amici miei, che per sostenere il canale basterebbe semplicemente un like al video, iscrivervi al canale ovviamente se vi va e soprattutto attivare la campanellina per non perdervi nessun video. E vi ricordo ovviamente che Storie esce ogni lunedì, ogni due settimane, perché come ben sapete ci vuole un po' di tempo a prendere le informazioni, mettere tutte insieme per creare questo tripudio di trash. Ma adesso bando alle ciance, iniziamo! I quiz in Italia sono sempre stati e sempre saranno nella mente di noi italiani un metodo per cercare di vincere svariati danari che potrebbero servirci per acquistare una serenità economica. Allegria! Senza dover necessariamente cercare di truffare qualcuno vendendogli pacchetti di investimenti in criptovalute o promettendo guadagni multimilionari semplicemente chiedendo info in privato all'influencer di turno. Ragazzi, sono veramente euforico, ma quando fai 538.617 dollari in un mese, fuori di testa. Euforico sarei stato sicuramente da ragazzino a fine anni 90, soprattutto se avessi guadagnato 538.617 dollari. Ma non investendo e fidandomi dei fuffa guru, bensì guardando la TV e sognando con essa. E non si può apoditticamente sentenziare come un libro aperto. Un libro aperto sulla mia scrivania ci sarebbe sicuramente stato, perché sarei stato convinto che l'istruzione mi avrebbe aperto molte porte. Sbagliando miseramente, anche perché anch'io sarei voluto diventare dignitosamente ricco per poter acquistare, come da tradizione delle grandi vincite, una casa per ogni mio parente e probabilmente un T-Rex per poi guardarlo soffrire perché a causa di quei piccoli arti superiori non avrebbe mai potuto conoscere l'arte dell'autoerotismo, osservandosi la pisciarella dicendole tristemente sottovoce: no, secondo me non l'abbiamo consumato. Sicuramente però avrei consumato la mia vista guardando programmi che probabilmente avrebbero suscitato in me i primi richiami verso la conoscenza. Volendo necessariamente conoscere la risposta, un Billy Foster di 15 anni nel 2000 avrebbe acceso la TV nel preserale ed avrebbe assistito ad un programma che lo avrebbe cambiato, presentato da Jerry Scotti, Chi vuole essere miliardario. Se soffrite di scopofobia, di che cosa avete paura? Scopofobia. Del sesso. Di essere guardati. Del lavoro. Dei giochi di carte. Di carte false ne avrei davvero fatte parecchie pur di partecipare al programma, ma essendo minorenne non mi sarebbe stato concesso. Il programma negli anni successivi, a causa del passaggio da lira ad euro, passerà da Chi vuole essere miliardario a Chi vuole essere milionario. $1 million. Ed avremmo visto vincere il famoso milione di euro solo da pochissimi, l'ultima volta nel 2020, con un abilissimo tizio, Enrico Remigio, che avrebbe risposto correttamente all'ultima domanda. Ovvero, cosa avrebbe scritto sul suolo lunare l'astronauta Gene Cernan, ultimo ad aver messo piede sulla luna. E mentre un burlone qualunque avrebbe disegnato un pene enorme disegnandone anche i peli pubici, riproponendo lo stesso sulla scheda elettorale, l'ultimo astronauta sulla luna avrebbe inciso le iniziali di sua figlia. Teresa Down Cernan. Concorrenti con grandi gruzzoli che avrebbero preferito giustamente i danari alla gloria, al contrario di altri che sarebbero rimasti scolpiti nella memoria. Come dimenticare l'abile signor Baffo che incanta H signor Giancarlo, che avrebbe destato scalpore semplicemente pronunciando una parola proibita. Vinsero battaglie grazie alla loro figa. Figa sicuramente sarebbe stata, almeno all'inizio, la trasmissione che invece avrebbe sfornato forse il concorrente di quiz in TV più famoso dello stivale italico. Stiamo parlando di Sarabanda, programma musicale presentato da un giovane sventrapapere di nome Enrico Papi. I concorrenti devono indovinare i brani musicali ascoltando basi in bassa risoluzione in formato MIDI per ambire a sostanziosi montepremi. 1, 2, 3.
Dammi solo un minuto. Il programma pare essere divertente, frizzante e spensierato e ci avrebbe persino fatto apprezzare le medio-basse capacità canore del signor Papi, che ci avrebbe allietato anche con brani che risiedono nel cuoricino di tutti i bambini degli anni 80 e 90. Ma soprattutto da un inconfondibile grido di battaglia, il signor Papi con voce ferma avrebbe gridato: Italiani! Mosaka! No, signor Bonolis, di lei parleremo in una prossima puntata, magari del suo programma Ciao Darwin. Ora vorrei solo soffermarmi sull'imbarazzante capigliatura, perché sarà proprio un giovane uomo dall'imbarazzante capigliatura che probabilmente sarà in parte causa del declino della trasmissione Sarabanda. È il 12 novembre del 2002. Il suo nome è Gabriele Sbattella, uomo gatto, 31 anni, viene da Porto San Giorgio, Ascoli Piceno. Lui dice di essere un animatore turistico. E l'animatore probabilmente lo avrebbe fatto anche nel programma, riuscendo a sconfiggere il precedente campione, Max, un uomo spinto da nobili cause per accaparrarsi il montepremi, ovvero salvare la sua ex ragazza finita in un giro di troche e debiti. Hai vinto un po' di soldi e ne hai fatto l'uso e ne farai l'uso che ritieni opportuno. Rimarrai nei nostri cuori? Nei cuori sarebbe rimasto davvero poco, proprio perché scalzato dal nuovo fenomeno, l'uomo gatto. E Max sarà salutato come l'ultimo degli stronzi che ad un'audizione viene silurato con un "le faremo sapere". Ciao, ti rivedremo presto, grande campione comunque, Max! Vince l'uomo gatto, nuovo campione! Campione sì, ma non solo nell'indovinare i motivetti musicali, ma campione soprattutto della munnezza televisiva. Perché da lì in poi avremmo visto il decadimento del programma, perché gli autori del programma appunto ed Enrico Papi vedranno nell'uomo gatto un'occasione a basso costo per rendere il programma un miscuglio tra il wrestling ed una soap opera di bassa lega. Siamo nel 2002, con il Grande Fratello andato per la prima volta in onda in Italia solo due anni prima, nel 2000, sta prendendo piede l'idea che rendere celebri persone normali sarebbe stata la via che si sarebbe intrapresa in tutti i campi. L'uomo gatto diventa una vera e propria star, non tanto grazie alle sue capacità di indovinare i motivetti, ma per outfit di dubbio gusto e per i suoi goffi tentativi di creare giubilo tra il pubblico. Ragazzi, fuori la voce! Però se c'è una cosa che ho imparato in questi anni è questa: mai dare popolarità a persone che non conoscono le dinamiche dello spettacolo e soprattutto mai dare celebrità a gente con un grado di permalosità direttamente proporzionale alla profondità degli amabili occhietti a fessura di Giletti. Un po' birichino. È possibile creare dei mostri, perché la popolarità distrugge sia chi l'ha e sia chi la brama, rifiutando persino di regalare un piccolo sogno ad un bambino, rifiutandogli una firma su un foglietto. È successo qualcosa di particolare, perché abbiamo scoperto tramite una denuncia, tra virgolette, fatta da un bambino che si chiama Carlos, che il nostro uomo gatto non aveva rilasciato a lui un autografo. E questo bambino era proprio qui davanti ai cancelli dei nostri studi Helios di Roma, i Sette Cabini per la precisione, ed era venuto proprio per conoscerlo, e lui se n'è andato via senza rilasciare l'autografo. Ed è qui che sarebbe avvenuta la trasformazione da genuino pacioccone a nemico del pueblo, indossando occhiali da killer seriale, rendendo l'uomo gatto un cattivone, dandogli il potere per poi metterlo alla prova facendolo arrabbiare. Il programma infatti inizierà ad inserire come concorrenti e sfidanti dell'uomo gatto nemici di dubbio valore, con nomi altrettanto di infimo livello. Sterminato, stai a posto tuo. E lo stermino questo. Ma non sarebbe stato lui a sterminare la sua pazienza, ma un altro abile villain, decretando probabilmente l'inizio della vera fine. Un cattivone felino più grande di un gatto, ma ugualmente irritante, ovvero il tigre. Dimmi. Ah, come si sente? Sono il più forte, il più grande, il più dinamico, il più dei più. Il più delle volte questo strano individuo mascherato avrebbe fatto perdere la pazienza all'uomo gatto, scatenando l'ilarità del pubblico, che avrebbe visto sbottare il campione di Sarabanda, facendogli perdere le staffe e non controllando le sue parole. Io spero che tu ci abbia un bel incidente sul raccordo anulare. No. Così almeno crepi. Il tigre. No. Allora,
E il tigre, lei vada, vada. E con il tigre se ne sarebbe andato definitivamente a farsi fottere lo scopo del programma, ovvero quello di indovinare delle canzoni velocemente, e diventerà un vero e proprio munnezzaio, concentrandosi principalmente sul campione, l'uomo gatto in questo caso, rendendolo un vero e proprio show trescione, iniziandone un declino indecoroso, trascinandosi fino al 2004 con siparietti indecorosi anche dopo la sconfitta dell'uomo gatto, e che avrà il classico percorso del personaggio trash, ovvero programma, popolarità enorme ma di breve durata, e come canto del cigno una canzone, sì, una canzone, uomo gatto rap, ad oggi introvabile, e come finale un ripescaggio molti anni dopo per scoprire che fine abbia fatto, quello che faremo con molti TikToker ed Instagram star di oggi, la storia che si ripete ma con mezzi diversi, perché non ci piaceva quello che guardavamo ma solo la sensazione di ricordarci di quando eravamo giovani. Rispetto!